Siamo al PAN con il curatore della mostra Quanta Luce, Carlo Arace. Un nome molto evocativo per questa mostra. Come nasce questo progetto? In realtà Quanta Luce è un progetto che è nato 2 anni e mezzo fa da un'idea di rappresentare Napoli con una luce nuova, con una veste nuova, lasciando i preconcetti classici della pizza, del Vesuvio, il mandolino, e cercando di vedere Napoli sotto appunto un'altra forma. Le fotografie che verranno esposte partono da 2 concetti principali: la luce, la forte luce, e le forte ombre. Dall'unione di queste 2 componenti nasce Quanta Luce. Ha scritto per le sue foto Maurizio De Giovanni. Com'è stato collaborare con lui? Maurizio è un fratello, è un amico, mi ha sempre spinto a fotografare. Fin dalla prima mostra mi ha scritto le prefazioni e quindi non è che bello collaborare con lui. Che valore ha la musica nella sua mostra? La musica non solo nella mia mostra, ma in tutte le mie fotografie è una parte importante, importantissima. Io ho detto sempre che gli artisti lavorano in solitudine, però per mostrare c'è bisogno della sinergia delle arti, ed è per questo che Quanta Luce è un insieme, una sinergia di scrittura, fotografia e musica. Napoli è protagonista delle sue foto. Che ruolo ha la città nella mostra? Ha un ruolo fondamentale, centrale. Verrà mostrato la Napoli, il cuore di Napoli, che è la piazza del plebiscito. È da qui che poi si diramano tutte le vie.